Benvenuti nella capitale. No, non siamo a Roma. Siamo a Melfi, in Basilicata, nel cuore del Vulture. Ma quand'è e com'è che questa terra incastrata tra le colline e le montagne del nord-ovest della Basilicata ha assunto un ruolo centrale a livello nazionale e internazionale? Seguitemi e scopriamolo insieme. Il Vulture è collocato in una zona strategica, alla stessa distanza dalla costa ionica, da quella tirrenica e quella adriatica, tra l'antica Apulia e la Campania. Siamo all'incrocio di vie di comunicazione importanti. Qui passa la via Appia, la via Francigena del Sud, che da Roma apre le porte verso il Mediterraneo. Queste colline sono state abitate sin dalla preistoria. Dauni e Sanniti, Lucani e Romani, Longobardi, Bizantini e Saraceni, tutti sono passati di qua e hanno lasciato segni visibili, nei monumenti, ma anche nelle tradizioni e nella cultura. E però è con l'arrivo dei Normanni che il Vulture conosce una vera e propria età dell'oro. Con la caduta dell'Impero Romano dopo i Saraceni, queste terre sono contese tra Longobardi e Greco-Bizantini in un clima di stagnante instabilità. Ma ecco verificarsi uno dei meravigliosi paradossi della storia. A rendere grandi queste terre dell'estremo sud arriva un gruppo di uomini e donne dall'estremo nord Europa, i Normanni. I primi gruppi di Normanni arrivano nel meridione verso l'anno 1000. Sono spinti principalmente da due motivazioni, politica e religione. Gli Altavilla partono dalla Normandia su invito di Arduino di Melfi, capo militare longobardo della città, che chiede loro aiuto per cacciare i greci dall'Italia. Con la vittoria sui bizantini, la famiglia Altavilla ottiene il governo di Melfi e la città diventa capitale del ducato. Il primo conte, nel 1046, è Guglielmo di Braccio di Ferro, cui succedono i fratelli Drogone e Umfredo, e quindi il fratellastro Roberto, detto il Guiscardo, cioè lo scaltro, l'astuto. Tanto astuto e abile da ottenere per gli Altavilla, sino ad allora guardati con diffidenza, il riconoscimento da parte della Chiesa e del Papato. L'aspetto spirituale, infatti, era altrettanto importante per i Normanni. Scelsero queste terre anche perché vicine al santuario di Monte San Michele al Gargano, stretto parente del loro Mont Saint-Michel in Bretagna. È per questo che, oltre agli edifici civili, i Normanni costruirono anche tantissimi edifici religiosi, lasciandoci splendide testimonianze artistiche. Melfi fu in quegli anni uno dei centri più importanti della cristianità, tanto che ospitò più di un concilio. Volete sapere quanti? E scoprire i contrastati rapporti tra i papi e i normanni? Cliccate sul grifone bicromato sul campanile della cattedrale. Oppure seguitemi in questa storia e facciamo un salto di pochi chilometri fino a Venosa. Qui a Venosa si capisce in concreto quanto fosse importante per i Normanni la dimensione della sacralità. Questo edificio alle mie spalle, il Santuario della Santissima Trinità, fu costruito sopra una chiesa paleocristiana, sorta forse come contraltare di un tempio pagano che sorgeva in città. Fu fatta ampliare proprio dagli Altavilla perché fosse il fulcro della loro fede e per accogliere un giorno le loro spoglie mortali.
Roberto il Guiscardo è sepolto appunto qui, è per questo che da qui riprendiamo a narrare la nostra storia. Nel 1059, ottenuta la concessione della Chiesa, i Normanni cominciarono a estendere il loro dominio fino a comprendere tutto il sud d'Italia. Quindi nel 1129 Ruggero II proclamò il Regnum Sicilie, il Regno di Sicilia, che poi, inglobato nel Regno delle Due Sicilie, arrivò fino al 1861, quando fu annesso al Regno d'Italia. Nel 1194 Costanza, ultima discendente degli Altavilla, sposa Enrico, figlio di Federico Barbarossa. La civiltà normanna incontra quella degli Svevi. Da questo intreccio il clima culturale e sociale di tutto il meridione esce ulteriormente arricchito. Suo figlio Federico II di Svevia ne è un emblema. Sovrano illuminato, uomo di cultura e arte, comandante impareggiabile, Federico II ha contribuito a impreziosire e a far crescere tutto il meridione e il Vulture in modo speciale. Pur dominando su tante terre, Federico amava particolarmente queste zone che continuarono ad essere centri vitali per il paese. Proprio Amelfi emanò le Costituciones Melfitane, il più ampio e completo codice di leggi del Medioevo. Federico II dissemina tutto il territorio di Roccaforti, come il Palazzo San Gervasio o come il Castello di Lago Pesole, dove ci troviamo in questo momento. Questo era forse il luogo preferito di villeggiatura di Federico, che, come scrivono le cronache, il verno stava a Foggia e l'estate alla montagna a caccia e diletto. Ah, vedete quella strana figura? Rappresenta un personaggio molto famoso. Se volete sapere chi è e la leggenda che lo riguarda, cliccate sulla testa. Oppure seguitemi ancora. Dicevamo luoghi di piacere e di caccia. Tra queste colline boscose certamente Federico avrà tratto ispirazione per il suo libro De arte venandi cum avibus, sulla falconeria, che lui praticava magistralmente. E torniamo infine a Melfi, perché parlando di Federico II non possiamo non fermarci qui, alla chiesa rupestre di Santa Margherita. Questo gioiello di arte sacra fu costruito nel 1200 e contiene affreschi stupendi e misteriosi, come quello del Memento Mori. Se volete saperne di più, cliccate sugli scheletri. Altrimenti, seguiteci nel nostro cammino. Sì, perché i Normanni e gli Svevi non furono i soli cavalieri a lasciare un segno. Il Vulture e tutta la Basilicata ebbero un ruolo importante nelle crociate. Trovandosi sulla strada che conduce ai porti di Brindisi, Otranto e Barletta, dove ci si imbarcava per Costantinopoli e la Palestina, questo era il luogo ideale per accogliere i cavalieri in procinto di partire per la Terra Santa. È naturale quindi che nei dintorni fossero presenti tutti gli ordini religioso-cavallereschi, i cavalieri di San Giovanni, ovvero l'ordine di Malta, i templari e i teutonici. Case, conventi, chiese, castelli e tutto un fiorire di nuove costruzioni. Oggi di quel patrimonio restano poche testimonianze, diversi elementi del convento della Trinità a Venosa e questa cappellina. Secondo la leggenda, proprio da qui partirono i cavalieri normanni per le crociate, cappeggiati da Tancredi d'Altavilla, cantato da Torquato Tasso, nella Gerusalemme liberata. E parlando di letteratura, concludiamo il nostro viaggio citando un figlio di questa terra, vissuto 1000 anni prima dei nostri cavalieri. Orazio, il celebre poeta latino nato a Venosa nel 65 a.C. Con il suo Carpe Diem sembra proprio invitarci a visitare la sua splendida terra, magari godendocela con un bicchiere di aglianico, il nettare degli dei che cresce su queste colline. Se venite da queste parti e volete un consiglio su cosa vedere, cliccate sul bicchiere. E a tutti salute dalla capitale.